Buongiorno e benvenuti alla puntata numero 226 di You Leader. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Benvenuti. Buongiorno. Buon lunedì 6 dicembre 2021. Benvenuti a questa puntata numero 226 di You Leader, una puntata molto particolare che sorprende molti di voi con tanta stanchezza sulle spalle. Ne parleremo tra un attimo. Benvenuti. Ci avviciniamo al Natale, la festività che amiamo di più, che riserverà delle grandi sorprese per la community di You Leader. Buongiorno a tutti, come di consueto. Il dito più rapido di oggi da Roma, Paola Pucci. Buongiorno Paola, seguita da Giulia Filotto, live da Arzignano. Buongiorno, eccoci con l'ottima Anna Soave. Questa è la settimana della Soave e del suo Fanu, lo racconteremo. Buongiorno Federica, live da Taranto. Natasha, good morning da Torino. Sara Troles da Venezia. Buongiorno a Ilaria Fiorito. Alessia Napolitano Tempesta, good morning, buongiorno. E buongiorno a Ilaria Calabrese, la vera voce di You Leader da Taranto. Alice Gagliardi, buongiorno da Varese. Jessica, buongiorno a te da Livorno. Laura, buongiorno. Carmela, giusto live da Taranto. Buongiorno a te, buongiorno ad Antonietta. Fiume Freddo Bruzio, Valentina, buon lunedì anche a te. Buongiorno a Paola che tagga la sua Francesca. Buongiorno da Roma per Desideria. Flavio da Napoli, buongiorno. Buongiorno a Laura da Pavia. Maria da Cinisello Balsamo. Silvia, buongiorno, ci sono live. La Queen, Giulia Giordano da Livorno, buongiorno. Isa da Bari. Adelaide, good morning. Tiziana, buongiorno a te. Simona dalla Sicilia, Elisabetta da Catania. Nonna Tecno, Monica Visentin da Roveredo in Piano. Buongiorno Francesca. Buongiorno Luana da Capalbio. Vittoria Grisi, buongiorno a tutti. Buongiorno Fulvio.
è da Latina, buongiorno Stefania da Gersdorf, Daniela dalla bellissima Sardegna, Claudia Renna dal bellissimo Salento, Federica live da Mesagna, buongiorno Fede, buongiorno Anastasia, Rita, buongiorno a te, ci sono, good morning Cinzia, buongiorno a te da Perugia, buongiorno da Cogolo del Cengio per Lucia, Adelaide da Ladispoli, Alessandro, buongiorno a te, buongiorno Sognatori, buongiorno da Catania per Maria, Giulia Savone live da Valmontone, la bella Rebecca dall'Alto Adige, buongiorno Rebecca, Simona da Poggiardo, buongiorno a te, buongiorno, ottimo e grandissimo Andrea Passante, buongiorno Sonia da Valmalenco, ma mi sa tanto che ci vediamo sti giorni, Fanuel, buongiorno, buongiorno amico, io credo che sia il giorno buono per fare anche una Zoom tecnica oggi, che ne dici? Buongiorno Diana da Sarno, buongiorno Giulia da Porcia, ottima Micaela da Vasto, Abruzzo, Giorgia, Pedron, buongiorno a te, buongiorno da Martina Franca per Federica, Marica, Rita, Simona da Imola, qui diluvia, qui è coperto, qui nel Salento, ecco Claudia che tagga le sue persone, Mariangela Mi, buongiorno amica, buongiorno da Brindisi, l'ottima Alessandra Laforgia da Bisceglie, comincia a prepararsi per il suo viaggio oltre oceano, Barbara, buongiorno da Benevento, buongiorno Jessica, Alessandra da Gallarate, buongiorno a te, anche a Stefania da Verona, Mayra, buongiorno Assonnato e poco live da Castellana Grotte, ne parleremo anche oggi del perché siamo e siete così assonnati, Natascia, buongiorno, buongiorno ottimo Tiziano, Susanna, Barbara da Palestrina, Natascia, buongiornissimo Tempesta, ciao bambina, buongiorno Silvano, buongiorno da Chiampo, buongiorno, buongiorno all'ottimo Silvano, buongiorno da Padova Irina, Roberta da Venezia, ci siamo, Danila dal Salento, Alfredo, buongiorno, live da Taranto con un sole nero, più che mai adeguato al clima, Antonietta, la frase questa è la mia vita, non l'hai detta, non vi sfugge, niente, buongiorno, bellissima Biliana, buongiorno a te, buongiorno bellissima Giada, buongiorno, posso preferire You Leader al GoPro? Montattua, buongiorno, Villanova dal Benga, Liguria di Ponente, per una ottima Simona Ravagnani, che questa settimana avrò modo di abbracciare. Iniziamo questa puntata molto particolare di You Leader, la numero 226, ma solo e soltanto tra pochi istanti. Eccoci, rientrati in studio, Silvia, buongiorno da Padova, Gabriella, buongiorno, Monica da Martina Franca, Banda da Latiano. Dunque, i tre giorni che abbiamo alle spalle sono stati una specie di Natale, una specie di benedizione per tutti coloro che fanno network marketing, perché si è svolto il GoPro. Cos'è il GoPro? È il più grosso evento mondiale dedicato all'industria del network marketing, con un mattatore d'eccezione che poi è il fondatore, prima ancora che il fondatore dell'evento è il networker con decenni e decenni di esperienza, autore del più noto GoPro, questa peraltro è la versione inglese, è un po' la Bibbia del network marketing, il libro che tutti dovrebbero avere per capire su cosa si fonda la nostra professione. I tre giorni ci siamo lasciati alle spalle sono stati caratterizzati dal Virtual GoPro, questo grande evento dedicato al network marketing con una serie infinita di relatori tra i più forti networker al mondo, un evento che in genere si svolge a Las Vegas, ma che quest'anno, così come l'anno scorso e così come il prossimo anno, si svolgerà gioco forza in maniera virtuale. Ecco, per tre giorni molti di voi, molti di coloro che sono davanti allo schermo in questo momento, sono stati svegli giorno e notte
perché infischiandosene ovviamente del fuso orario nostrano, l'evento americano che per loro si svolgeva dalla mattina al pomeriggio, per noi si è svolto dal pomeriggio fino alla mattina. Quindi un'inversione totale, pochissimo sonno sulle vostre spalle, su quelle di chi ha seguito questo evento. Però ci siamo molto divertiti, non solo nel seguire l'evento in sé, ma proprio nel, almeno per quanto riguarda quella parte di voi che fa parte del nostro team, ci siamo molto divertiti con un gruppo WhatsApp molto attivo, molto dinamico, dove il leitmotiv era indicare ed amplificare l'abbigliamento dei milionari che si alternavano per dare vision. Bene, il GoPro, come ogni anno, lascia una scarica di consapevolezza su quanto grande e su quanto fantastica sia questa professione. In questa puntata di You Leader, però, io voglio dire la mia sul GoPro. Voglio dire la mia su questo evento, voglio dire la mia su questo evento e simili. Non a caso questa puntata l'ho intitolata GoPro e poi. Parleremo in maniera succinta un po' di quello che abbiamo provato tutti durante questo GoPro, ma soprattutto ci concentreremo sul capire a che cosa realmente può essere servita una circostanza del genere. GoPro e poi. Nel frattempo vi invito a prendere appunti e prendere nota, se lo volete, sulle agende di YouLeader che trovate andando su Amazon. Basta digitare YouLeader e troverete o il taccuino, non è un'agenda, è un taccuino, o quello nero o quello più chiaro. Dietro entrambi hanno la possibilità di scrivere, esattamente come fate nei commenti, buongiorno YouLeader, live da, e potete mettere il nome della vostra città, giusto per personalizzarlo, dopo aver magari messo il vostro nome e cognome e il club, YouLeader Club di appartenenza. Sapete che YouLeader è su base regionale. Se avete appunti da prendere su questo taccuino, non trascurate quelli, i suggerimenti e le frasi che magari lancerò oggi. Diamo un'occhiata ai 4 commenti che ho ignorato finora. Ho anche il libro, lo adoro, dice Natasha. Buongiorno da Enna, per Nicoletta, Paola da Sanremo, Daniela da Livorno. 3 giorni fantastici, dice Natasha, da Terlizzi, da Roma, siete tanti, tantissime. Cristina, buongiorno da Cisternino, Elena da Prato, Giovanna da Milano, Manuelita, buondì. Alessandro, è arrivata sabato il taccuino di YouLeader. Bene, GoPro e poi. In questi giorni c'è stata tanta motivazione. Che cos'è la motivazione? È quella spinta emotiva e motivazionale che ti arriva da esperti del settore che provano a trasmetterti il loro trasporto per questa professione. Avete o non avete sentito il gran carico, il grande ascendente di questi motivatori? Vi siete sentiti motivati, come direbbe un po' l'ottima Giovanna Tranchida? Vi ho motivato? Vi hanno motivato? Avete sentito questo pacchetto, questo dono arrivato da questi motivatori? E assieme alla motivazione, quanta visione, che sarebbe l'italiano di vision, quanta visione vi è arrivata? Siete riusciti a visualizzare ciò che volete essere? Siete riusciti a visualizzare che molte di quelle persone, quei milionari, che hanno raccontato la loro esperienza al GoPro, erano esattamente come noi, partiti da zero? Siete riusciti a focalizzare, a vedere un po' più nel dettaglio questa vision, la vostra vision? E ricordate che se vedi una cosa nel dettaglio è già tua. L'avete avuta questa scarica di visione? Avete raccolto e fatto tesoro delle tips, dei suggerimenti tecnici, delle indicazioni per lavorare bene, così come si fa nel 2021 e si farà nel 2022 sui social? L'avete raccolto, immagazzinato e preso appunti sulle tips che vi sono state donate? Quindi facciamo una sintesi. Avete avuto motivazione? Avete avuto visione, vision, da questo grande evento? Avete avuto delle indicazioni tecniche?
e avete avuto soprattutto delle emozioni. Chi di voi ha pianto durante il GoPro? Chi di voi si è lasciato sfuggire una lacrimuccia ascoltando la storia di riscatto e di rinascita di qualche networker, uomo o donna che sia? Chi di voi ha provato sulla sua pelle delle emozioni fortissime? Cinzia dice io, Alessandro ho pianto, Paola dice io, tante emozioni dice Natasha, io ho pianto, Stormy Wellington e Dean Grazioso a me hanno emozionato tantissimo, dice Cinzia. Alessandro dice, ho avuto l'impressione che tutti parlassimo la stessa lingua, motivazione e vision, soprattutto i primi due giorni, dice Paola, mi sono emozionato e ho pianto, anche Federica ha pianto, Anna, io nel primo giorno, ecco, le storie mi hanno ispirato moltissimo, quindi motivazione, visione, tips, emozioni. Questo è quello che eventi come il GoPro lasciano a ognuno. Ma se pensate di aver trovato la vostra chiave, se pensate che aver assistito al GoPro sia realmente definitivo e utile per il lancio, la partenza, lo sviluppo del vostro business, vi sbagliate di grosso. Perché motivazione, visione, tips ed emozioni, tutto questo non servirà a un fico secco. Tutto questo, tutto ciò a cui avete assistito in questi giorni non basterà. Tutte quelle motivazioni che avete ricevuto da grandi oratori, tutta quella vision, tutte quelle nozioni tecniche, quelle emozioni che vi hanno fatto accapponare la pelle, tutto questo non basterà. Tutto questo sarà pericoloso, perché tutto questo da solo vi distruggerà. Se sei un networker che ha iniziato da poco a muoversi in questa industria, non farti illusioni. Non basta sentire un bravo oratore oppure sentirsi mossi da un'emozione che ti fa venire la pelle d'oro, che ti fa piangere, per diventare ricca. Non basta assistere a un evento come questo per dirsi networker. Tutto questo a cui avete assistito in questi tre giorni, da solo, è destinato a distruggerti. Tutto questo, da solo, se tu prendi quello che ti è stato dato e pensi che quello basti, stai sbagliando. Tutto questo da solo vi rallenterà. Semplicemente perché il 98% delle persone che partecipa a grossi eventi di motivazione ne esce devastato. Perché ti portano a riflettere, ti portano a mettere in discussione te stessa, ti portano a impiegare molte energie mentali, psicofisiche, perché la visione, l'emozione, l'attenzione che hai durante gli eventi motivazionali ti svuota se non sai gestire. E tutto questo da solo non vi rallenterà, e se non metterete quell'ingrediente di cui ora parleremo, tutto questo vi distruggerà. Io mi rivolgo a chi ha avuto in passato la possibilità di e ha seguito altri GoPro, chi ha un po' più di esperienza magari anche nel network marketing. Sentite che ho ragione a dire che tutto questo da solo vi distruggerà? Pensate che le emozioni che avete provato fanno già di voi dei networker? Pensate che basti l'emozione che avete provato per farvi partire oggi? Sapete cosa succederà? Tutti coloro che hanno pianto in questi giorni e che hanno sentito la convinzione di trovarsi al posto giusto, nel momento giusto, tra mezza giornata torneranno al punto di partenza. Emozioni? Emo-azioni.
dalle emozioni e mo azioni. Perché, ragazzi, l'emozione che avete provato è fuffa. Volevate piangere? Guardatevi, c'è posta per te. Avevate voglia di sfogarvi e di piangere? Guardate i successi degli sportivi. Volevate emozionarvi? Guardatevi qualcosa in televisione che vi strappi l'anima e vi faccia piangere. Perché se pensate che la completezza del networker nasca solo dalle emozioni che hai provato, ti stai sbagliando. Emozioni dovrebbe trasformarsi in una sorta di invito. E mo azioni. Il 98% di voi che ha assistito a questo evento già si è illuso, si è svegliato stamattina con l'intenzione di, con l'idea di essere diventato un networker migliore, sei diventato semplicemente peggiore rispetto a 3 giorni fa. Se pensi che ti possano bastare la motivazione che ti hanno dato, la visione, le tips e le emozioni che hai provato, e se non ti metti in azione, se non cominci ad aggiungere quell'ingrediente che tanto segreto non è, non andrai da nessuna parte. E torno adesso ad un argomento, ad una questione che ho affrontato in una live qualche tempo fa. La motivazione è nulla senza la conoscenza, così come la potenza è nulla senza il controllo. La motivazione è nulla senza la conoscenza, perché non avrai combinato un cazzo nella tua vita da networker se non comprendi che la motivazione ha senso di esistere solo se hai le giuste skill, se hai la conoscenza di base, magari anche del tuo piano compensi, perché per entrare in questa attività non c'è bisogno di spiegare nel dettaglio il piano compensi, quanto si guadagna, ma per avere una direzione, per ambire, aspirare a essere magari come quei networker che hanno arringato le folle dal palco, per poter essere una persona che comincia a diventare libera un domani, per essere dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi, o magari essere a bordo piscina a Dubai con il tuo miglior nemico che ti porta il drink sul vassoio. E dico miglior nemico perché il peggior nemico per te stessa sei tu. Se non capisci che c'è bisogno di una conoscenza quantomeno di base da attaccare alla motivazione, non andrai da nessuna parte. E questo è quello che il 98% delle persone fa e farà. Oggi, quanti di voi si metteranno a studiare le basi del piano compensi della propria azienda? Non serve, certo non serve. Sai quando non serve approfondire un po'? Quando lavori a testa bassa senza dubbi, ma siccome il 98% delle persone gode, si abbraccia e si crogiola tra le minchiolanze, o lavori a testa bassa senza dubbi, tanto nel network marketing non c'è da capire un caspita, devi semplicemente generare clienti e trasformarli in distributori, clienti incaricati, se fai questo a testa bassa senza dubbi non hai bisogno neanche di conoscere il piano compensi, ma il 98% delle persone gode, si culla, si rotola, si abbraccia e si autoconsola con le minchiolanze, e allora pensi che la motivazione ti possa servire? No, o lavori a testa bassa o migliori le tue competenze, potrai piangere, avere vision, avere tutti i consigli che vuoi, ma se non migliori le tue competenze non vai da nessuna parte. E sapete per quale ragione io sono convinto che la motivazione sia nulla senza la conoscenza? Perché me ne accorgo ogni santo giorno nella nostra industria che le persone che dicono di voler spaccare, che dicono di voler diventare realizzatori dei propri sogni e dei sogni degli altri, non hanno una direzione. Non sanno dove andare perché non hanno voglia di approfondire la conoscenza. E non fatevi fregare
da tutti quei coach formatori, venditori di corsi di motivazione. Non fatevi fottere da chi esterno della vostra azienda prova a vendervi esercizi motivazionali, perché quella motivazione ti succherà tutte le energie e non servirà a nulla se non c'è qualcuno che ti insegna come si fa. È importante il perché, lo sappiamo. L'atteggiamento è importante, il perché, il mindset, ma c'è un 20% che è imprescindibile. E molte delle persone sono convinte di poter pisciare in testa a quel 20% di conoscenza. Tutti fighi perché hanno assistito al GoPro, tutti convinti che quel brivido, quell'emozione, anche io devo farcela, direte, anche io. Non andrete da nessuna parte se non deciderete di studiare e dunque imparare e avere quelle conoscenze di base che ti dicono dove andare. A meno che tu non sia uno di quelli che lavora a testa bassa, senza dubbi, in maniera ossessiva, che è la modalità migliore nel mondo nell'industria del network marketing. Lavorare in maniera ossessiva senza chiedersi come funziona. Ma siccome le minchiolanze sono dietro l'angolo, quantomeno, dunque, dove non arriva il risultato, almeno ci arrivi lo sforzo. Vado a leggere un po' di commenti. Se non cambiamo noi, non cambia la nostra visione. Il GoPro non serve se non cambiamo. Esatto, verissimo. Bisogna essere in grado di mettere in pratica ciò che veramente vogliamo. Sì, non basta, bisogna partire da questo. Mettere in pratica e sentirsi parte di una grande famiglia. Mettere in pratica e sentirsi parte di una grande famiglia è capire che cosa dobbiamo fare, capire dove dobbiamo andare, studiare quella base cruciale, fondamentale del piano compensi della tua azienda. Non perdere tempo a studiare tutta la vita. Non sto dicendo questo, perché studiare è diverso da imparare. Elisabetta, assolutamente d'accordo, bisogna agire, andare oltre, fare ciò che mai avresti pensato di fare. Devi necessariamente decidere con cognizione di causa, devi volerlo dentro. Assolutamente no, ora bisogna muoversi, dice Alessia. Hai perfettamente ragione, dice Ilaria. Io non faccio testo, mi emoziono con tutto, dice Monica. E mo azione, bellissima trasformazione della parola. Penso che ora arriva la parte più difficile. Questa emozione è solo la spinta per fare. Muna che tagga Turi. Vero, lo dico sempre, non ho cercato di capire niente. Buongiorno a tutti, Roberta. Buongiorno Assia, buongiornissimo. Che bello vedere il tuo nome reale. I fantafuffa, gli shock emotivi non servono a nulla se non a farti perdere il focus. Buongiorno, ottima Michela. Rita, infatti ho raggiunto un livello senza capire come. Ci sta, infatti, o lavori a testa bassa, senza dubbi, oppure devi migliorare le tue competenze. Dunque, ti hanno fatto piangere durante il GoPro? Adesso, non far piangere tu. Sai come si fa? Perché tu non faccia piangere. Tu che ti dichiarerai così tanto una networker e poi farai piangere. Ti hanno fatto piangere. Adesso non fare piangere tu e attacca a quella motivazione che hai ricevuto in questi giorni, la voglia di sapere come funziona. A chi vuoi prendere in giro? Vuoi diventare una grande formatrice? Vuoi diventare una leader? Senza pagare il fottutissimo prezzo del avere la conoscenza di base? Probabilmente sentirete qualcuno che vi dirà non serve conoscere il piano compensi. No, io vi dico serve conoscere gli elementi basilari del piano compensi della vostra azienda. È fondamentale che un marinaio conosca come si muova il vento, come girare la vela in base al tipo di vento, che cosa accadrà, che cosa aspettarsi. È fondamentale, altrimenti farai piangere, ma non di emozione, farai piangere proprio di imbarazzo, farai piangere la tua famiglia, anzi li farai ridere. Avranno ragione quando diranno che non concluderai nulla con network marketing, perché avrai pianto in questi giorni, ma non ti sarai imposta di imparare questa professione. Voglio utilizzare la lavagna alle mie spalle oggi non solo per dare alla fine un hashtag, ma voglio darvi un'impronta visiva per aiutarvi a
comprendere che la strada per diventare leader passa da un discorso molto particolare. Guardate, molto semplice, utilizzo il giallo. Tutti quanti hanno l'ambizione di diventare leader, giusto? Questa rubrica si chiama You Leader. Tutti lo vogliono diventare, tutti vogliono diventare formatori, tutti vogliono costruire il proprio impero. Moltissime persone, tutti voi che state seguendo questa live, avete l'ambizione di costruire il mio team. Voglio diventare di ispirazione per le donne. Io voglio diventare leader, voglio diventare leader. E non vi accorgete che c'è un passaggio prima di diventare leader. Ed è legato, la faccio semplice perché mi rimanga impresso, a queste due lettere, la L e la D. Guardate, cambio anche colore per evidenziarle meglio. Qui c'è la lettera L e qui c'è la lettera D. Pensate di diventare leader così solo per aver visto il GoPro? Pensate di voler rivoluzionare e sviluppare la vostra leadership soltanto perché siete state 16 ore sveglie negli ultimi 3 giorni? Provate a invertire le due lettere. Provate a mettere qui la D e qui la L. Che cosa viene fuori? Prima di diventare leader, provate a invertire e a creare il sorriso nel vostro business, come quello che si è creato qui. Li vedete i due occhi con il sorriso? Provate a invertire le due lettere. Che cosa succede? Che cosa viene fuori? Provate a invertire la L con la D. C'è un bel sorriso, ci sono due occhi, ma soprattutto ciò che ne viene fuori è un unico concetto. Siate dealer prima di essere leader. Siate dealer prima di essere leader. Mariangela lo sa molto bene. Dealer. Dealer. Siate dealer prima di essere leader. Occhio, non so come andrete a tradurre la parola dealer. Che cosa significa dealer? Che cosa vi suggerisce Google Translator stamattina se andate a digitare dealer? Qual è la traduzione della parola dealer? Vediamo se c'è qualche. Vi ricordate quando facevamo le puntate di You Leader con le frasi in inglese? C'era l'ottima Giada, il dealer. Alessia dice il conduttore. Il dealer, per come lo intendo io. Bambina dice rivenditrice, rivenditore, chi conduce. Quante sfumature si nascondono nelle lingue? Claudia dice spacciatore, rivenditore, rivenditore. Quante sfumature si nascondono nella lingua parlata dagli esseri umani? Occhio, dealer non è seller. Sapete cos'è il seller? Il venditore. Sapete che cos'è, cosa significa deal per gli anglosassoni? Significa affare. Il dealer è una sorta di affarista, una persona che si preoccupa di scambiare, di dare un servizio, l'avete sentito anche nel GoPro di ieri. Vendere non significa vendere, prendere i soldi, mettere, incassare, scappare, significa mettersi a disposizione degli altri, dare un servizio, essere uno scambiatore, una persona che si interpone fra l'azienda e il consumatore finale. Perché se ancora pensate di essere voi i venditori,
se vi fate arrivare a casa 50 pacchi e vi mettete in macchina a distribuirli agli amici della vostra città, siete dei seller in maniera illegale, perché non potete neanche rilasciare lo scontrino, la fattura con il vostro nome. Ricordate che un buon networker, un leader, è prima un dealer, è una persona in grado di veicolare un prodotto, un messaggio, un servizio che parte da un'azienda e arriva ad un consumatore finale. E tu sei nel mezzo, sei un intermediario, come correttamente dice Nicoletta. E se cominci a pensare a eliminare la paura della vendita, pensando che tu sei l'anello di congiunzione fra l'azienda che ti tratta meglio e ti paga di più e un consumatore finale, tu capisci che il mondo, il lavoro del networker è immortale. Perché tu devi metterti in mezzo, e per diventare leader e per avere questo sorriso smagliante con questi due occhietti vispi e sorridenti che avete avuto stamattina al risveglio, bisogna invertire le due lettere e bisogna trasformarsi in dealer. Impara a veicolare le emozioni che tu hai sentito ieri durante il GoPro. Tu falle provare ai tuoi prospect. Racconta la tua trasformazione ogni giorno, diventa un dealer, un intermediario di emozioni, di prodotti o di servizi, perché altrimenti col cazzo che diventerai leader. E vi chiedo scusa per la parolaccia, ma so che i bambini non ci sono, sono alla scuola. Quindi se pensate che il GoPro di ieri vi abbia depositato dentro tutta l'energia per cambiare la vostra vita, state sbagliando e di grosso. Siate dealer, affaristi, intermediari, comunicatori, risolutori di problemi, perché dopo arriverà il discorso del leader. Spiegatemi voi come diavolo potete sognare di essere su un palco un giorno a parlare se non vi mettete sotto a capire ma come funziona il concetto della vendita, ma quanto guadagnerò se forzerò quel tipo di relazione con quella persona. Perché altrimenti il no che prenderete sarà grande quanto una casa se non sapete che cosa si nasconde dietro un sì. Perché il 98% delle persone lavora senza una direzione, vede soltanto il no, il no, il no, la frustrazione, e poi molla e torna da dove era venuta, e là ti fanno lavorare senza capire. Mi devi spiegare perché firmi un contratto da segretaria o da commessa e lavori, lavori, lavori senza voler capire le dinamiche. Ma che ne sai tu dei meccanismi che ci sono dietro un franchising o dietro un negozio? Eppure non chiedi nulla, no? Ti basta che ti diano lo stipendio il 27 per essere contenta. Poi arrivi nel network marketing e non ti muovi finché non capisci. E invece ti devi muovere. Devi motivare te stessa e sviluppare la conoscenza di base. E quindi questi tre giorni che vi hanno lasciato insonni e con gli occhi acciaccati devono lasciarvi un'idea e un concetto, e poi andiamo in chiusura. Oltre che prima di essere un leader deve essere un dealer, c'è un concetto che vi traduco in hashtag e poi vi invito adesso a condividerla questa live, perché farà bene alle persone del vostro team, a quelle che hanno visto il GoPro ieri, che oggi si sentiranno delle fighe Eric Worre, si sentiranno delle new Jesse, delle new Barry Bart Gumner, non ricordo neanche come si chiamasse quella signora con la giacca appesa in precario equilibrio che ha arringato le folle per 16 ore e 53 minuti. Condividete la live di oggi e utilizzate, se lo volete, questo hashtag che potrebbe fare la differenza per voi. Hashtag basta giocare. Hashtag basta giocare. Lo ricalco in giallo. Basta giocare. Perché chi fa questa attività in maniera professionale è stufo e stanco di persone che giocano a fare i networker senza esserlo mai.
Non basta seguire un GoPro per essere networker. Non basta aprire un codice per essere networker. Non basta dire lavoro da dove voglio con il mio cellulare, il mio ufficio, striscio la carta, la mia vita è cambiata. Non bastano queste minchiate per essere dei networker. E intanto nonna Tecno oggi compie 3 anni da networker, durante il quale percorso ha lasciato un lavoro convenzionale, un lavoro tradizionale che la annichiliva. A contatto con delle persone frustrate che la volevano polverizzare. E guardate che cosa è diventata nonna Tecno. Nonna Tecno. Non aveva neanche la capacità di fare un copia e incolla con il cellulare, lo racconta anche lei. 3 anni, tanti auguri e complimenti Monica, anche da parte di Laura. Basta giocare, non si può pensare di essere un networker soltanto per aver assistito al GoPro. Basta giocare, ditelo a voi stessi, cominciate a approfondire le basi del piano compensi e mi sembra di poter dire, almeno per chi tecnicamente fa parte della nostra area, avete una valanga di personaggi competenti che provano a raccontarvelo, ma voi siete spassionatamente sorde quando aprite quella diavolo di Zoom in cui vengono dati i concetti, perché non vi interessa, vi interessa solo quando siete un passo dalla qualifica, e allora lì volete che vi si spieghi quello che con grande impegno viene spiegato tutti i giorni a tutti. Basta giocare, lasciamolo fare solo a chi ha tempo da perdere. Lasciamolo fare a chi non vuole realizzare per davvero i propri sogni. Regala un sogno e una speranza alle persone. Ecco cos'è. Ecco che sei un networker. Auguri a nonna Tecno da Giulia, da Alfredo, da Alessia. Una valanga di auguri, come vedete, si diventa grandi persone, soprattutto quando sei tra la gente. Io non mi sento figa dopo il GoPro, ma ho una nuova visione di me stessa e di cosa voglio. Grandissima Monica, dice Barbara. Grande Monica, dice Mariangela. Alessandro, complimenti nonna Tecno. Auguri da Maria. Auguri Monica, auguri nonna Tecno. Dunque, chiudiamo. Se pensate che il GoPro di ieri possa essere servito per rivoluzionare la vostra vita presente e futura, mettetevi a studiare per imparare, però. Basta queste valanghe di giovanotti che fanno spendere una valanga di soldi ai genitori perché devo studiare, vai all'università, ma non studiare, basta, impara. E lo stesso, basta con questi networker che iniziano e mi devo studiare il piano compensi, si leggono tutte le condizioni normative perché leggono il dettaglio, perché loro sono razionali, quella stessa razionalità che ti ha portato a essere qui, perché lì fuori ti hanno fregato, perché giocano sulla tua razionalità. Invece comincia a essere ragionevole, impara cosa devi fare, acquisisci la giusta conoscenza di base, studiati i fondamentali del piano compensi, riguardati quelle Zoom dove ci sono gli elementi basilari. Ti bastano 3 ore per capire come funzionano gli elementi di base del tuo piano compensi. Non servono un giorno, 12 anni o 14 mesi, bastano 3 ore con la testa sulle spalle per studiare il piano compensi. Dopodiché non rompere più e inizi a fare la networker. E allora sì che la motivazione che ogni giorno ti dà YouLeader ha un senso. Perché se sei qui a emozionarti, a sentire che cosa si dice la mattina a YouLeader, ma non sai che cosa significa, quanto guadagnerai, come funziona, come si arriva alla qualifica, che cosa è un livello, se non sai questo, stai camminando senza una direzione. E quando poi ti sveglierai, dirai, non funziona, non mi hanno dato una direzione. No, sei tu che non la vuoi, semplicemente perché hai voglia di emozionarti. Se ti vuoi emozionare, vai al Circo Togni. Se vuoi piangere e riempirti di emozioni con questa attività, guardati Maria De Filippi. Peraltro sono felicissimo perché una valente ballerina brindisina ieri è entrata nella scuola di amici di Maria De Filippi. Quindi, chiudiamo con questo invito. La motivazione non è nulla senza la conoscenza. Prima di dire non mi contatta nessuno, prima di dire ma perché quello fa qualifica e io no, prima di dire non funziona, sii onesta e onesto con te stesso, ma tu conosci gli elementi di base di questa professione?
perché soltanto così tutta la motivazione che ti viene data potrà attecchire. E chi di voi ha la conoscenza di base partirà a bomba dopo questi 3 giorni di GoPro. Altrimenti, lavarsi la bocca e dire ho letto il GoPro, ho assistito al GoPro, ma non avere voglia di capire che cos'è il matching bonus. Perché se io lo chiedessi al 98% delle persone, non lo saprebbero. Allora, se volete emozionarvi, andate al Circo Togni, senza animali possibilmente, perché l'emozione che ti dà il sacrificio degli altri è impagabile. Perché tutti battete le mani quando il giocoliere fa i suoi esercizi o l'equilibrista cammina sul filo. Vi emozionate, ma nessuno prova mai a fare quello che fa il giocoliere, a sudare tanto quanto ha sudato l'equilibrista per poi camminare sul filo. E direte, non sono capace. Questo è quello che fa il 98% delle persone. Il 2% capisce che bisogna sapere cosa stai facendo, avere l'umiltà di imparare per poi avere risultati che ti cambiano il presente e il futuro. Grazie a tutti voi, buon proseguimento di giornata. Questa settimana è molto particolare per gli U-Leader Veneto, gli U-Leader Friuli, che saranno parte attiva di un bellissimo evento di cui domani con la dovuta autorizzazione vi parlerò. Quindi state in campana, appuntamento domani mattina alle 8:45, basta giocare, diamoci dentro, vi aspetto, andremo tutti insieme a goderci la vita per essere cittadini del mondo, per divertirci tutti insieme. Condividete questa live con il pulsantino condividi, perché fra tutti coloro che condividono le live in questi giorni, fino alla puntata 230, sarà estratta una genesa. Grazie a tutti, appuntamento domani alle 8:45, ciao. Stop.